corso di odontotecnico fa parte dell'indirizzo servizi sociosanitari della scuola Luigi di Savoia. E qui siamo nella sede dove questo corso è partito già da 5 anni. Quest'anno infatti questi ragazzi che ci sono alle mie spalle saranno i primi diplomati. È una scuola professionale, quindi indubbiamente si prediligono le materie pratiche. Infatti la maggior parte del corso, soprattutto in terzo, quarto e quinto, diciamo, le ore di laboratorio aumentano in maniera abbastanza importante. È una scuola professionale a tutti gli effetti, con le classiche materie italiano, inglese, eccetera, però in terzo, quarto e quinto possono fare queste ore di pratica. La figura dell'odontotecnico è una figura comunque importante, quindi quella di essere produttore, realizzatore di protesi dentali commissionate dall'odontoiatra. E quindi i ragazzi apprendono tecniche che possono portare a questa produzione. Ora riveste un ruolo importante la manualità, quindi molte delle ore di laboratorio sono indirizzate all'uso di materiali particolari o a fini didattici, tipo la plastilina, quindi imparano a modellare o a scolpire il gesso, e poi in una fase successiva, diciamo, a utilizzare materiali come la cera, le resine e la porcellana. Quindi diciamo che questa scuola indirizza i ragazzi, dà le basi per poter lavorare questi materiali e apprendere le tecniche di lavorazione di questi materiali. Al termine del ciclo di studi, quindi, questi ragazzi sono maturandi, possono accedere all'università come in tutte le altre scuole, ma possono anche dedicarsi alla libera professione di odontotecnico o appunto in strutture private oppure anche in strutture pubbliche. Ho scelto questa scuola perché è una scuola che ti indirizza nel lavoro, ti dà molte opportunità lavorative grazie agli stage, alternanza scuola-lavoro, perché è composta da un componente docenti preparato, e perché mi piace proprio il lavoro che si svolge in questo istituto e soprattutto in questo corso. Una volta finita la scuola mi aspetto un buon indirizzo verso uno studio odontotecnico, perché abbiamo un'ottima preparazione nel campo e quindi saremo molto preparati ad affrontare il lavoro che ci aspetta, ecco, fuori. Ci troviamo nell'Istituto Istruzione Superiore Luigi di Savoia. Oggi andiamo a visitare il laboratorio odontotecnico. Io sono Luigi Verzilli, insegno rappresentazione e modellazione odontotecnica e adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta. Questa disciplina, rappresentazione e modellazione odontotecnica, si articola in due momenti, cioè uno studio grafico e uno studio plastico. E tutte e due vertono alla descrizione dei denti, quindi andiamo a studiare la morfologia dei denti e per farlo in un modo ottimale andiamo a studiare ogni singolo dente in una scala macroscopica, e quindi qui possiamo vedere i lavori dei ragazzi che sono praticamente rapportati 8 a 1, e quindi lo studio dei molari, dei premolari, degli incisivi viene fatto in questo modo: proiezione ortogonale di ogni dente in una scala 8 a 1 e dopo successivamente gli allievi fanno un modellato in plastilina in scala ridotta naturalmente rispetto al disegno, ma sempre più grande dell'originale. Quindi come possiamo vedere in questo momento stanno modellando e lavorano in una scala 4 a 1. Qui troviamo un altro lavoro che ho fatto io come, diciamo, dimostrazione ai ragazzi, e in questo caso, sempre per una buona descrizione dei piani che compongono la figura, siamo partiti da un originale molare
e l'abbiamo riportato 12 volte in modo da poter descrivere perfettamente tutte le sfaccettature dei piani.